Allora, no. Vediamo da dove partire. Perché c'è un imbarazzo della scelta oggi. Partiamo dal Morata Day e dalle parole di Furlani? O vogliamo parlare di Giudice che ha detto che dobbiamo mettere una statua fuori da Milanello di Furlani? Ci dobbiamo dargli per forza una risposta a uno così. Vogliamo parlare dell'offerta ridicola fatta dal Milan per Fofana? O cominciamo dal primo infortunio che ha avuto la Roma in questo inizio di stagione, e indovinate chi l'ha avuto? Abraham da Samardžić? Va bene, parleremo di tutto questo, ma intanto io vi voglio invitare stasera 21:30 in live sul mio canale. Vi aspetto in tanti perché dobbiamo parlare comunque del Morata Day e di tutte queste cose di mercato che stanno uscendo in questi giorni. Allora, parliamo subito dalla risposta a Giudice che dice che dobbiamo mettere la statua di Furlani fuori da Milanello. Ecco, la mia risposta è semplice. Il giorno che Furlani mi fa vincere tot campionati di fila e magari mi fa alzare anche un paio di Champions, allora gli butto una statua gigante, gigante fuori da Milanello. Ma fino ad oggi l'unica statua che bisognerebbe mettere fuori da Milanello è quella di Silvio Berlusconi. E tolto Giudice. Capitolo Abraham. Guarda caso, è il primo che si rompe della Roma, Abraham. E qualcuno lo vorrebbe magari anche portare al Milan, Abra, cioè vorrebbero anche 30 milioni quelli della Roma. Abraham a oggi vale sì e no 10 milioni perché è una scommessa rischiosissima, ma strarischiosa. È come, raga, è come andare insieme, cioè fidanzarsi insieme a Malena la Pugliese e non rischiare di avere le corna. Uguale. Quindi Abraham, lasciamolo perdere, meglio Fulkrug che almeno una prima punta è un bomber e quindi ci sarebbe molto utile. Fofana, Fofana, ragazzi, offerta ridicola respinta al mittente. Allora io capisco benissimo che non si possa andare a offrire 25 milioni a uno che l'anno prossimo arriva al Milan a zero. Cioè, se appazientiamo, a gennaio te lo puoi portare via a zero e ti arriva a giugno. Però neanche presentarsi con 12 milioni mi sembra una cosa fuori dal normale. Cioè, 12 milioni è normale che ti dicono di no. Magari poi se arrivi tipo a 5 giorni prima della fine del mercato te lo danno anche a quella cifra, eh? Però poi se si arriva a quelle cifre arrivano anche altri sicuramente a cercare di prenderti il giocatore. Allora Di Marzio sgancia il siluro, solito siluro di Di Marzio, un siluro che però a mio avviso non ha alcun senso perché Richard Rios, giocatore colombiano che gioca in Brasile, ha una clausola rescissoria di 60 banane. Giocatore che il Palmeiras, se non mi sbaglio, non scende al di sotto dei 30 milioni. Allora, cioè, se abbiamo offerto 12 per Fofana, cioè, Di Marzio, Di Ma, pensi che noi del Milan andiamo a offrire 30 per Richard Rios? Facciamo i seri, cioè, vuol dire che non conosci la società, vuol dire che davvero la società Milan tu non te la sei studiata, perché se no non arrivi a queste cose, a dire una roba del genere. Sì, magari il Milan l'ha seguito, appena ha sentito 30 milioni sono scappati. Ha detto no, 30 no. Invece prende sempre più piede e si dice che sono arrivati ai primi contatti tra il Milan e il papà agente di Samardžić.
L'Udinese vuole tra i 20 e i 25 milioni. Io penso che, e ve l'ho detto anche ieri, Samardžić non viene preso per fare per al posto di Fofana, anche perché se fosse così sarebbe una follia assoluta. Samardžić viene perché Fonseca, a mio avviso, vuol giocare col 4-2-3-1. Quindi potrebbe giocare sì con Pulisic dietro la punta, Chukwueze, Leao e davanti Alvarinhos, Morata, ma cerca un altro trequartista. E secondo me Samardžić farebbe al caso nostro, perché è un trequartista che torna anche, che dà una mano anche in fase difensiva. Quindi un giocatore che farebbe stra al caso di Fonseca. Questa è la mia idea di un possibile acquisto di Samardžić. Quindi attenzione, monitoriamo. Ovviamente il problema unico sarà ed è e sarà per sempre il papà di Samardžić, ma penso che dopo che ha fatto saltare la trattativa con Inter, con Juventus, col Napoli, penso che è l'ultimo, visto che non ha grandi richieste all'estero, penso che è l'ultima spiaggia, c'ha poco da fare il fenomeno. Però non si sa mai, perché questi vogliono sempre mangiare. È che col Milan non c'è trippa per gatti, non si mangia su commissioni troppo alti, se no il Milan si defila. Come stiamo rischiando di defilarci con Šimić. Ho visto anche che qualcuno difende la società per fare andare via Šimić, perché vuoi andare via, prendi l'aereo. Ma cioè, mi spiegate allora il senso di avere il Milan futuro se poi i migliori giovani li facciamo sgommare via a 3 milioni, poi adesso vogliamo anche una percentuale sulla futura rivendita? Hai comunque perso un giovane molto interessante come Šimić, anche se tu la vendi a 3, poi per una futura rivendita ti prendi il 20, il 30, il 40%, hai comunque perso un talento se lo mandi via. Io non voglio andare avanti, perché io spacco tutto il giorno che lo vendiamo. Fino ad allora voglio mantenermi quieto. Alvaro Morata è ormai ufficiale. Furlani ha detto che sono stati importantissimi Ibrahimovic e il parlare con Fonseca, che lo ha messo al centro del suo progetto. Morata ha detto la stessa cosa, ha detto che comunque si è sentito convinto del, dopo aver parlato con Zlatan Ibrahimovic, è felice, cioè arriverebbe ad allenarsi anche oggi, ma deve andare in vacanza, deve riposare. È motivato Morata, ma su quello io sono convinto al 100% che arriverà con 100.000 motivazioni. Dice che ha davanti gli anni migliori della sua carriera, lo spero perché vuol dire che i suoi gol saranno importanti per cercare di conquistare qualcosa in questo Milan. Spero che col suo carisma, cioè a livello di vittorie, di palmares che ha, stimoli i compagni a fare meglio, a lottare per conquistare qualcosa, perché il Milan, l'anno prossimo non può fare zero titoli, perché se facciamo zero titoli, io vi faccio su questo canale, vi faccio passare le pene dell'inferno. Io non accetto zero titoli la prossima stagione. Quindi spero che Alvaro Morata inculchi nella testa a Rafa Leao e a tanti altri come si lavora per vincere. Raga, sempre Forza Milan, vi aspetto stasera, iscrivetevi al canale.